Infermeria svuotata e marsupio a parte, tutti disponibili. E la buona notizia è che in cassa Cudini nel giorno di vigilia della partitissima di domani sera contro il Benevento. Il tecnico torna ad avere a disposizione anche Embalo, altra importante variante, e non da poco, della prima linea. La varietà delle scelte consente a Cudini di poter eventualmente mutare qualcosa, anche alla luce degli impegni ravvicinati di una settimana che è un vero e proprio tour de force. Proprio l'allenatore del Foggia ha fatto il punto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ci arriviamo con grossa voglia di tra virgolette di rimettere in campo quello che forse non siamo riusciti a fare bene a Crotone. Questo sì, con grossa voglia di rivalsa sotto certi aspetti sul fatto del risultato. Poi che incontriamo una squadra forte che sta facendo bene, che non è partita bene all'inizio, ma sta trovando una sua identità ben precisa, e quindi una retrocessa dalla Serie B, e quindi sicuramente ha tutte quelle carte in regola per poter fare un campionato di vertice. E quindi ci arriviamo con fiducia, al di là della sconfitta che abbiamo fatto a Crotone, dove si poteva fare meglio, dove sicuramente abbiamo lasciato qualcosa sotto alcuni aspetti, e quindi andiamo alla ricerca di migliorarli e di metterli in campo già da domani. È vero, abbiamo fatto all'inizio, forse abbiamo finito spesso e volentieri le partite in crescendo nella prima parte di campionato, partendo un po' a rilento, invece in queste ultime partite siamo partiti forse più forti, abbiamo lasciato qualcosa nel finale. Però se vado a vedere la partita di Crotone, siamo partiti forti e abbiamo finito forte, perché poi Crotone alla fine, vuoi per atteggiamento, vuoi per condizione reale, hanno finito per perdere tempo e per persone coi crampi, e noi abbiamo finito nella metà campo avversaria. C'è l'aspetto psicologico che conta molto, quindi devo dire che dobbiamo trovare un giusto equilibrio. Certo, fare prestazioni come abbiamo fatto come il Brindisi nel primo tempo sicuramente sarà un obiettivo da raggiungere per quanto ci riguarda. Sarà una partita dove l'aspetto tecnico avversario farà molto come gestione di gara, perché noi dovremmo essere nei duelli, dovremmo saper fare alcune situazioni molto bene, però poi dopo noi abbiamo le nostre caratteristiche, quindi dobbiamo saperle sfruttare al meglio, perché sì, è vero, ci dobbiamo preoccupare del Benevento perché è una squadra, una signora squadra, ma noi giochiamo in casa, abbiamo dimostrato, siamo il Foggia, quindi vorremmo fare la nostra buona partita come abbiamo fatto tante altre volte.